Yeah. Gorgonzola, gorgonzola, gorgonzola. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi sono qui con Patina. Ciao Patina. Ciao. Stop sending her please. Cioè, allora, ogni volta che Patina viene nei miei video mi dice che le persone gli mandano le foto delle loro pannocchie, ok, su Instagram. Non fatelo, per favore, non mandate foto di pannocchie a Patina, smettetela, ok? Like, if you're a male and you're 13 and you're asking me to sleep with you? No. Cosa facciamo oggi, Patina? Do you know? She doesn't, she never knows. Ok, ve lo spiego a voi in italiano così lei non capisce. Praticamente c'è questo nuovo caffè che è praticamente super trendy now. Ed è praticamente il caffè piatto, cioè fatto tutto in 2D, illusione. Oh, non lo so neanche io, ragazzi, non lo so. Io vedo le foto su Instagram che mi mandate e io ci vado. Quindi adesso scopriamo quanto è faico questo concept caffettoso del 2D. I'm ready. Let's go. Già che ci sono, vi faccio vedere questa zona che si chiama Yeonnam-dong ed è una delle mie zone preferite che c'è a Seoul. È tutta verdosa, guardate quanto verde, e si trova vicino all'uscita 3 di Hongdae. Guardate quanto verdume all'interno di Seoul, ragazzi. Vero Patina? Verdume? No. Vabbè, lei balla. Bella. Vabbè, sai una cosa? Let's make a music video. Make a music video. That was the scene? How do I do this? It's like you click on the red button. Uh-huh. Mi piace un casino questa zona perché siamo a Seoul, ma sembra di essere boh, tipo in un paesino. E poi c'è Verni, capito? E c'è anche Scandina. Scandina. Che vorrà dire mai? Non lo so, però mi sento un po' tipo a casa, un po' in Italia. Lei fa sempre il coso con le braccia. Ragazzi, Patina mi stava facendo sentire la canzone dei Pokémon originale, cioè originale, quella americana. Non lo so, giudicate voi. Ready? I wanna be the very best that no one ever was. Boom, boom, boom. To catch them is my real task. To train them is my call. Gotta catch 'em more, all the Pokémon. Non capisco se Google Maps ci stia portando nel Bronx ghetto di Seoul o se sia il posto giusto, ma lo scopriremo in fretta. Se non ci ammazzo, cosa stanno facendo lì? Sento delle seghe elettriche. Do you hear seghe elettriche? I do. Right? They're building something for sure. Oh. Ragazzi, cosa vi ho detto? Che quando i posti sono famosi in Corea c'è la fila da fare. Sono tipo le 3 di pomeriggio di un giorno lavorativo e c'è la fila. 40 minuti dopo siamo quasi i primi, cioè i secondi a entrare. Stiamo facendo tutto questo per voi perché il mio cuore è il vostro. Benvenuti nel caffè 2D, un posto in cui la vostra vita piatta finalmente avrà senso. Un luogo in cui tutto sembra disegnato. E a volte in effetti lo è, tipo qui per risparmiare sui quadri. O qui per risparmiare sull'interruttore della luce. No, aspetta, questo era vero? No, ragazzi, che trip, ma è vero! Questo posto mi ha mandato in forte depressione mentale, soprattutto dopo che ho realizzato che le tende di carta 2D sono comunque molto più belle delle mie tende del salotto. Questo caffè è diventato famoso pochi giorni fa, soprattutto grazie a un articolo di Architecture and Design su Facebook. Grazie al cielo si sono accorti dell'enorme quantità di gente interessata al posto e hanno aumentato il personale da inesistente a una persona che deve fare tutto. Ma ora passiamo agli assaggi, che sì, sono arrivati tipo mezz'ora dopo perché quella povera Crista, poverina, doveva fare tutto da sola, ma dategli un assistente, un qualcosa, un topolino parlante. Questo è il menù, ragazzi, c'è di tutto, partiamo proprio alla grande con il americano, benissimo, caffè latte, robe normalissime, insomma.
c'è tipo il salty latte, è un latte con la vaniglia e il sale. Mmm. What do you want, patina? Let's try some of this new stuff that they have. Salty latte. Ragazzi, qui tutti parlano pianissimo. Non capisco perché un caffè non è una biblioteca. Ok, è arrivato il nostro chaibo, ragazzi. Patina ha preso un salty latte, un latte salato, io non mi ricordo, giuro. E poi un muffin, ma ci hanno anche dato tipo i mini sneakers in omaggio, patatini. Come vedete anche il piattino del muffin dovrebbe avere un effetto 2D. Non lo so, non sto capendo, so solo che mi sento in imbarazzo a parlare perché nessuno parla qui. So good. È tipo dolce, ma è anche salato. Quindi è un dolce. Molto dolce. Try the muffin. How is the muffin? Delicioso. Bene ragazzi, non potevamo veramente parlare muy tanto perché c'era un silenzio atroce dentro, mi veniva l'ansia. Comunque, insomma, alla fine, cioè, sti trend coreani ti agganciano sempre, ti illudono sempre che siano una cosa fighissima e poi alla fine c'ha due sedie bianche e nere. Ora ragazzi, tritterò Patina per una cena e andiamo da Enzo, che è uno dei miei ristoranti italiani preferiti qua a Seoul, soprattutto è qua vicino in questa zona. Are you ready for gorgonzola gnocchi? I'm ready, guys, I'm so hungry. You know what gorgonzola is? Yes, I do. You didn't know mascarpone before. Shh, why are you bitch? Telling everybody? Why are you telling everybody? Sto amando i nomi dei ristoranti italiani qui, a capo. Oppure potete andare da poco. Eccoci arrivati. Da Enzo. No, non si legge niente. Vabbè, da Enzo, ragazzi. Guardate quanto è figo questo ristorante, molto elegante, molto riccoso. Questo è l'unico posto in Corea in cui io sono stato che hanno il prosciutto e melone, ragazzi. Cioè, quando è estate e io proprio ho bisogno di prosciutto e melone, vengo qua. Costa un po', però è normale perché il prosciutto in Corea costa veramente tantissimo. Soprattutto quello crudo. E questo è il PTO certification, capite? Hanno anche la carbonara originale addirittura. E allora testiamola. Ci stiamo capendo il portatovaglioli che cos'è? È tipo l'anello di fidanzamento di Kim Kardashian. Comunque questo non è un video minimamente sponsorizzato, ma se venite qui, la ragazza che lavora qui è la cosa più carina che vedrete nella vostra vita. È proprio è un amore, è un'angela, cioè viene qua, vi sorride sempre, è una patatona. Ci stanno offrendo il vino, lei ci sta offrendo il vino, patata, grazie. Grazie. Wishes come true. Alcolizzata. Pinky up, important. Guardate che spettacolo questi gnocchi. Guardate, sono tipo un pezzo d'arte, un pezzo artoso. Ha detto che la patata coreana non è uguale alla patata italiana, ma che loro si impegnano per farla il più simile possibile alla patata italiana. E perché ogni cosa che dico suona male? Non lo so, ma va bene, comunque viva la patata. E questa è la carbonara, già il fatto che non ci sia tutta quella brodaglia che ci mettono di solito mi fa ben sperare. Hanno detto che c'è il pecorino romano? Allora è vera, scusate. Americana prova gli gnocchi per la prima volta. Oh, it's so good. Are you ready? It's so moist and it's like so flavorful. Americana prova la carbonara per la prima volta. Go. Oh my god! What is this delicious thing inside my mouth? Is this even better than Alfredo sauce pasta? Oh my god, this is so much better. È una goduria questa carbonara, ragazzi. Cioè, sì, ci sono i funghi, ma chi se ne frega? C'è il pecorino romano, è bella, bella flavored, è buonissima. Cioè, madonna! Vengo qui tutti i giorni, ve lo dico. La vera carbonara in Corea. Hello, hello. Ragazzi, l'abbiamo persa. Patina si è bevuta un bicchiere di vino, è embriaca, che ci sta a provare con tutti, cioè sta parlando con qualsiasi essere vivente intorno a lei e io mi sento veramente in imbarazzo. Prima c'era un tizio un pochino sganz, quelli sapete con l'orecchino a forma di croce, e lei va lì e gli fa hello.
Questo tipo si stava sotterrando e è entrato tipo in un negozio. Patina, balla BTS, vai. Yes. Yes. Patina è ubriaca e vuole entrare in questo negozio per adulti. Ora non so se potrò riprendere dentro, ragazzi, però insomma, noi andiamo, sappiatelo. Io non so se ora questo video verrà demonetizzato, ma ne varrà la pena, perché guardate queste mutande, cioè. Ditemi se questo non è lo scettro di Sailor Moon, cioè. 300 euro, la miseria, Sailor Moon. E questo è tutto per questo video. Ricapitolando, il caffè del 2D, della carta, o come vogliamo chiamarlo, per me è un bababà. Per Patina, here's my honest opinion, guys. I had wine now, so I'm just gonna let you know. Okay, so that cafe is perfect for people who just want to go and read a book. You're just there to take pictures, and like the coffee is something that you can kind of find everywhere else in Korea, except for some special drinks. How about the Italian restaurant? I'm in love. I will go on a date there. So any guys out there want to take me on a date? Let's go. I'm ready. Il gorgonzola, ragazzi. Okay, I'm twerking for it now. Do the gorgonzola twerk dance. Okay. Gorgonzola twerk dance. Yeah. Gorgonzola, 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 gorgonzola. Un finale perfetto, ragazzi. Potete seguirmi su Instagram e Facebook, anche Patina a Instagram, ve lo linko qua sotto. Per offrirmi un caffè c'è anche sotto il link qua di Coffee nella descrizione, tutto in descrizione. Anche il ristorante italiano vi metto in descrizione, anche il caffè del 2D vi metto. Tutta descrizione, la mia vita è molto descritta. Pizza carbonara. Ciao. Carbonara, carbonara. Oh my god, we have the gorgonzola dance, we have the carbonara dance. Scusa. Scusate, ragazzi, è un video un po' così oggi. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.